Baby. Benvenuti a una nuova puntata dell'Officina del Mac. Ho visto che il video dell'altra volta è stato accolto molto bene, molto positivo, quindi adesso iniziamo a far vedere un po' di conversioni, far vedere come si fanno, far vedere quali sono i pezzi che servono. Scusate un attimo, dove sta? Non il cellulare. Vai Nico, il doc. Pronto Nico? Sì, sto filmando. Ma perché stai piangendo? Che è successo? In che senso il tuo video? L'hanno visto tutti. Sì, il video sui magli, l'ho visto anch'io. No, non ho messo like perché era troppo bello. Sì, vabbè, sì, lo so, il mio ultimo video ti ha doppiato, lo so, piccolo Nico, ma non c'è bisogno di piangere. Perché piangi? Lo sai, internet, la gente è cattiva. Dai, non piangere, dai. Sono sicuro che questo video andrà sicuramente malissimo. Sì, non preoccupare. Sì, stiamo aspettando tutti il tuo video dove ci fai vedere come dipingere il verde in 800 modi diversi. Sì, quello da 40 minuti. Sì, non vedo l'ora di vederlo, Nico. Metterò sicuramente like. Però non piangere adesso, dai, piccolo Nico. Dai, vai a fare merenda. Va bene, dai. Ci sentiamo, dai. Sì, non bere troppo latte. Ciao. Stupido. Ok, allora, dicevamo. Questa volta all'Officina del Mac parleremo di Warcry. Allora, Warcry, per chi non lo conosce, è un gioco di bande uscito da poco tempo della GV. Sono bande del caos che si scontrano all'ombra del Vanaspire per impressionare Archaon e o diventare delle progenie il 90% delle volte, o dei principi demoni il 10% delle volte. Allora, la banda che ho convertito è in realtà non una delle bande del caos, ma una delle bande di Aos, quindi le carte opzionali che sono uscite per giocare in Warcry le razze di Aos, quindi gli Stormcast, i Flesh Eater, le Daughters of Cain, eccetera. Io in questo caso ho scelto i Flesh Eater, però li ho modificati in modo tale che sembrasse una banda del caos comunque. Allora, in realtà la lista è molto semplice, si tratta di un volantone, come lo chiamo io, poi i nomi non me li ricordo, quindi c'erano i professoroni nei commenti, mi aiuteranno. Un volantone, due zomboni, lo zombone capo e i tre zombetti. Ok, l'ho giocata 4-5 volte, non è male, si muove tanto, picchia bene, insomma è una bella banda. Allora, da dove sono partito? Partiamo dai pezzi grossi, quindi il comandante e zomboni sono degli Iron Jaws di base, come vedete, senza le placche d'armatura, quindi semplicemente più carne scoperta possibile, perché nel momento in cui mi dipingete la carne bianca già comincia a non sembrare più un orco, basta solamente quello e già non sembra più un orco. Dopodiché ho messo gli scudi degli uomini bestia per cercare di cauticizzarli il più possibile. La faccia sono le facce chiuse di Raikenor dei Night Hunt, c'è proprio il set con dentro tre fantasmini e ci sono dentro sei teste chiuse così, che sono favolose. Ovviamente avete bisogno di un po' di materia verde intorno al collo per sistemarla, perché l'aggancio non è quello naturale. E poi, siccome le armi degli orchi sono facilmente riconoscibili, vanno sicuramente sistemate. Io ho messo un'ascia dei Black Kings di Nargol, che è abbastanza rovinata, è caotica e quindi secondo me ci può stare per cercare di uscire dall'orchesco e arrivare al caotico. Il comandante in realtà stessa cosa, l'unica cosa è un cappuccio fatto intorno alla maschera per cercare di renderlo un pochettino più, per farlo spiccare un pochettino di più. L'arma è sempre una falce dei Blade Kings,
gli ho messo un'arma diversa sempre per farlo spiccare in più, e poi sulla schiena ha questo bel cespone di fungazzi, di Nargon, di robe inguardabili, tenute insieme con un ragno che sono quelli dei Gloomspite, sempre per farlo spiccare di più. Tenete conto che sono modelli che rispetto ai Flesh Eater normali sono un pochettino più bassi, quindi se riusciamo a, come dire, dargli un minimo la dimensione corretta, in questo caso più o meno è alto come un Flesh Eater, questi sono un pochettino più bassi. Stessa cosa per questo, stessa identica cosa, stessi pezzi, stessa modalità, stesso tutto. Dopodiché i piccolini sono fatti coi Kyrick Acolytes. Perché? Perché sono dei modelli con, a mio parere, scolpiti benissimo per quanto a livello muscolare, sono veramente molto molto belli, hanno un sacco di pelle esposta e questo sempre ci aiuta, perché alla fine il leitmotiv di tutta la banda è questa pelle biancastra molto molto estrema. Le teste sono le teste dei Nani del Caos, perché sempre per mantenere un minimo di coesione tutti gli appartenenti alla banda hanno un elmo chiuso completamente. Questi hanno la faccia completamente chiusa dentro un elmo, questi hanno la faccia completamente chiusa dentro un elmo. Così gli date un attimino di filo conduttore e sembra, invece che una cozzaglia di roba, qualcosa che ha un senso. Le armi sono degli uomini bestia, ho preso prevalentemente le asce, anche perché sono leggermente deformi. Se vedete, il braccio finisce un pochettino più grande rispetto a come parte, e non è male per il caos, visto che vabbè, più pulito c'ha la rogna. Vanno riposizionati i piedi, attenzione, se li volete fare in corsa i piedi vanno tagliati dove c'è la caviglia e riposizionati in modo che sembrino in corsa e non piedi che si appoggiano al terreno. Perché questa parte del piede qui sotto che vedete piatta è perché in realtà questo piede andava appoggiato per terra. Invece io ho tagliato la gamba al ginocchio, l'ho segata un pochettino e l'ho riposizionata il più indietro possibile per dare l'impressione che stessero correndo. Anche questo, qua forse si vede un pochettino di più perché non l'ho riposizionata proprio benissimo, però anche qua la gamba doveva toccare il terreno e invece non lo sta toccando, sempre per dare un'idea di dinamismo che in realtà gli altri non hanno. Quindi i piccolini magari probabilmente sì, tossiscono due volte, muoiono, però sono molto più dinamici, mentre invece quelli grossi danno un'idea di possanza anche per la posa, perché la posa è totalmente statica. Il pezzo forte è il Flesh Eater volante. Il Flesh Eater volante l'ho tenuto, il Flesh Eater, perché la mia idea era quella di fare una banda di caotici con una bestia domata al seguito, perché non sapevo come farlo se no quello volante, sinceramente. Quindi cosa succede? La bestia volante non ha nulla di bianco perché deve essere completamente staccata dalla banda, deve staccare completamente, ed è stata modificata per cercare di renderla il più possibile bestia selvatica, il meno possibile Flesh Eater, nel senso, tenergli la faccia avrebbe voluto dire personificarlo troppo. Ho bisogno di qualcosa che sia personificato il meno possibile, deve essere un cane fondamentalmente qua dentro. Quindi tagliata la testa, gli ho messo le fauci del Plague Lord di Nargol, il modello sulla cavalcatura, ovviamente materia verde per cercare di sistemare un minimo i gap che sicuramente ci sono, perché ripeto, il pezzo non è fatto per rimanere qui. La lingua è sempre di quel kit, mi piaceva perché rimanda al movimento delle ali ma in senso opposto, quindi dà un senso come se fosse una S. E qua sopra in realtà potrei dire che questa è una scelta stilistica perché io sono un artista, ma in realtà è perché non sapevo come coprire un gap che si era formato qui e non riuscivo a sistemarlo, quindi ho preso un pezzo del carro del caos e gliel'ho ficcato sopra per fare una sorta tipo di armatura, anche se poi in realtà il 90% del corpo è completamente scoperto, però lo colpiscono sempre qua e quindi lo proteggono qui. E per quanto riguarda la pittura, in realtà è molto semplice, ragazzi. La pittura si parte in rosso con una base di Mephiston, mentre la pelle è Rakart, e si va di lavature e di colore sempre più schiarito. Sulla pelle ho dato anche un velo di pigmenti Vallejo per dare un minimo di rossiccio all'interno delle insenature, per dare l'idea di una pelle completamente sporca, secca e irritata.
Le basette invece semplicemente materia verde e un rullino che stampa la forma, quindi voi date la materia verde sulla basetta, dopodiché prendete il rullino tipo mattarello, lo passate, il rullo ha stampato una texture che rimette la texture sopra la materia verde, così fate una basetta in 5 secondi. Le basette sono state la cosa più semplice da fare, sinceramente. Allora, questa è la banda, e magari nei commenti ditemi, non so, ci giocate, non ci giocate, perché io trovo poca gente qua, ci ho messo 2 mesi a farla e nessuno gioca a Warcry. Nico dice che quando gioca a Warcry gli viene il panico perché ci sono un sacco di uomini mezzi nudi e lui poi non capisce più niente, quindi con Nico non si può giocare, con altre persone non riesco a giocare. Nei commenti, ragazzi, tirate fuori su Warcry, fatemi vedere anche magari che cosa fate anche voi, se cosa preferite, se le bande di House piuttosto che le bande del Caos. Io preferisco le bande di House, però ditemi voi. E a questo punto ci vediamo alla prossima officina, che invece avrà qualcosa di angelico, ve lo dico già adesso, sarà un pezzo unico, quindi il video durerà poco, immagino, ma sarà super angelico, quindi tenetevi d'occhio, segnatevelo proprio sull'agenda, sul diario della scuola, vi segnate officina del Mac, non fate i compiti, prima vedete l'officina e poi fate i compiti. Guardate anche i video di Doc, per favore, mettetegli il like, così, perché sennò continua a chiamarmi, chiedere delle cose che poi io devo dirgli che i video non piacciono, che piange, poi un'altra volta era sul tetto, io non so cosa fare. Allora, mettete il like, va bene, mettete anche, non lo guardate, mettete il like e non lo guardate, così comunque lui è contento, e invece i miei li guardate e mettete il like anche i miei, ok? Va bene. Ok ragazzi, alla prossima officina angelica del Mac, e intanto convertite. Ma sai com'è su internet i troll? Dai, non piangere. Dai, piccolo Nico, non piangere. Vedrai che, non so, questo video qui andrà male, me lo sento. Andrà male, sì, sì, sicuramente. Dai, non vediamo l'ora di vedere il tuo video dove ci fai vedere quali tonalità di giallo sono meglio per i maghi imperiali. Sì, sì, sì. Cos'era? 40 minuti? Sì, sono sicuro che lo apprezzeranno in tanti. Va bene, Nico, dai. Dai, non piangere, dai. Dai, ciao, ciao.